subito la possibilità di riscattarsi dopo il KO col Pineto, il primo in campionato, è una prova tutt'altro che entusiasmante. Con tutto il rispetto, la Bis Pesaro non è squadra da far tremare le vene ai polsi, ma le partite vanno sempre giocate e la teoria lascia il tempo che trova. La vittoria in primis, possibilmente con una prova convincente, i presupposti ci sono tutti. Più freddezza sotto porta, soprattutto altruismo. L'egoismo non paga e non porta granché lontano. Fuori i nazionali, Tunio Vestaver, oltre a Franchini, che sarà disponibile per la trasferta di Lucca. In questi giorni Zeman ha mischiato le carte, poche le indicazioni sul probabile 11 che naturalmente proviamo ad abbozzare. Di certo sappiamo che Tommasini in rampa di lancio è pronto a debuttare dal primo minuto. Se così fosse, vera e propria novità, l'ex Taranto andrebbe a completare il tridente con Merola e Cangiano. A Cornero, un solo allenamento col gruppo dopo l'impegno in nazionale, dovrebbe cominciare dalla panchina. Per il resto pare scontato il rientro di Pierno in difesa e squizzato in cabina di regia. Ecco il possibile 11, Plizzari tra i pali, dietro Pierno, Brosco, Mesic e Milani, forse confermato e dunque preferito a Moruzzi. A centrocampo squizzato Play, Aloy e De Marco interni, davanti come detto Merola e Cangiano a supporto di Tommasini. In classifica la Vis Pesaro a 5 punti. L'11 di Simone Banchieri viene da due pareggi contro Fermana in casa 2-2 e Ancona fuori 3-3. Se consideriamo la vittoria di Recanati in Coppa Italia, sono 3 i risultati utili consecutivi. Singolare il dato relativo ai gol fatti, solo 2 nelle prime 5 gare di campionato, addirittura 8 nelle ultime 3, Coppa Italia compresa. Indisponibili il portiere titolare Filippo Neri e Blu Mamona, esterno d'attacco ex Vastese, 8 reti in D da gennaio a giugno 2021. Gli ex sono Valdifiori e Pucciarelli, altro elemento di esperienza è il 35enne centrale ex Foggia Denis Tonucci. Il tecnico Simone Banchieri potrebbe confermare lo stesso 11 sceso in campo nell'ultimo turno al Del Conero di Ancona. Sistema di gioco 3-5-2, in realtà difesa a 5 molto bassa. Probabile formazione Polverino tre pali, in difesa Zagnoni, Tonucci e Cusumano, sulle fasce Mattioli e Zoia, a metà campo Valdifiori, Iervolino e Di Paola, in attacco Pucciarelli e lo statunitense De Vries, in prestito dal Venezia. Il tecnico Simone Banchieri. Pescare una squadra forte, ben allenata, con un allenatore importantissimo che credo che per certi versi negli anni 90 abbia anche cambiato un pochettino il calcio, no? Con il Foggia di Rambaudi, Baiano, Signori, credo che abbia cambiato un pochettino il calcio, quel modo di attaccare che tra l'altro è molto attuale, quindi questo è il Pescara, ma noi come ho detto ci dobbiamo preparare a fare la nostra partita. Sono 6 precedenti, tutti in Serie C. 3 vittorie Pescara, 2 pareggi, un KO all'Adriatico. 28 aprile 2002 la Bis si impone 3-2, ospiti in vantaggio con Mazzoli, pareggio di Guido Di Fabio, gol del sorpasso solo momentaneo di Ottavio Palladini, ispirato da Suppa, quindi la doppietta decisiva di Borneo. Davanti al pubblico amico, gare di campionato, il Pescara non batte la Bis dal 22 dicembre 2002, match winner Andrea Cecchini. L'ultima sfida dall'Adriatico nelle immagini 2 anni fa, 12 settembre 2021, subito Clemenza, pari ospite di Cannavò sul calcio di rigore, gioiello di Rubin e 2-2 definitivo di Tommaso Cancellotti.